Google mette a disposizione uno spazio cloud gratuito di 15 GB totali per tre servizi tra loro interconnessi: Google Drive, Gmail e Google Photo. Ma potrebbe capitare di esaurire, di terminare questo spazio offerto da Google e vederti recapitato un messaggio nel tuo account Gmail che ti dice che lo spazio di archiviazione è esaurito e non sarà più possibile inviare o ricevere email. Cosa fare? Google a questo punto ti darà due opzioni fondamentali. O acquistare uno spazio aggiuntivo di archiviazione. In questo caso ti basterà cliccare sul link contenuto nel corpo della mail e scegliere il piano di archiviazione più vantaggioso per le tue esigenze. Nel momento in cui stiamo registrando questo video, vi sono due piani: uno da 100 GB al costo di 20 euro l'anno. 19,99 centesimi di euro e un altro di 200 GB a 30 euro l'anno. Ora, se non vuoi spendere questi soldi, cliccando sempre sul link presente nelle mail, avrai la possibilità con un'interfaccia molto intuitiva di eliminare i file di grandi dimensioni. Considerato che la maggior parte dello spazio su ogni account Google è occupato dalle foto, adesso ti mostrerò una valida alternativa di Google Photo rilasciata da Amazon. Ormai tutti acquistiamo su Amazon e quasi tutti abbiamo un abbonamento Prime che ci consente di avere le spedizioni gratuite e di vedere in streaming i diversi contenuti. Tutti i clienti Amazon, anche senza un'iscrizione ad Amazon Prime, ricevono 5 GB di spazio di archiviazione gratuito per salvare, condividere e accedere a foto e video da desktop, dispositivi mobili e tablet. I clienti Amazon Prime ottengono uno spazio di archiviazione illimitato per le foto e 5 GB gratuiti per i video. Utilizzando inoltre l'archivio di famiglia, si possono invitare fino a 5 membri della propria famiglia che riceveranno uno spazio di archiviazione limitato per le foto e tutti potranno raccogliere, condividere insieme le loro foto. In questo video ti guiderò passo dopo passo, partendo dal processo di installazione di Amazon Photo fino ad arrivare alla sua configurazione. Inoltre ti illustrerò diversi trick che ti faranno risparmiare tempo e denaro. Collegatevi intanto su Google Takeout. Takeout è il servizio che consente di ottenere in qualsiasi momento una copia dei dati archiviati nel proprio account Google e in tutti i servizi Google ad esso collegati. Ok, vado su Google Takeout, scrollo fino in basso fino a trovare il menu di Google Photo. Plaggo perché appunto devo esportare le foto e scrollo tutto fino in basso, dove troverò il pulsante che mi consentirà di andare nella pagina dove potrò scegliere il tipo di file, la frequenza e la destinazione. Quindi clic sul passaggio successivo e quindi a questo punto ho la possibilità di esportare tutto in un archivio. Takeout manderà un link via email per eseguire il download. Ovviamente io posso anche decidere di creare delle esportazioni scegliendo la frequenza, il tipo di archivio è il numero massimo di gigabyte presente in ogni archivio, quindi faccio clic su Crea esportazione. Dopo un po' di tempo, Google mi manderà una mail dove mi dice che i dati sono pronti per il download.
Apri intanto la mail e ti compariranno dei pulsanti che ti consentiranno di poter fare il download delle foto che devi archiviare. Attenzione, in questo caso Google ti darà al massimo 7 giorni per poter completare l'operazione, altrimenti dovrai ripetere nuovamente la procedura. Intanto assicuratevi che il download sia andato a buon fine, dopodiché potete trasferire tutte le foto su Amazon Photo. Installiamo adesso Amazon Photo. Per scaricare Amazon Photo andiamo su Account List, scrolliamo fino al mio Amazon Drive, clicchiamo, ok, inizia subito. Dov'è? Eccolo qua, facciamo clic, successivo e comincerà il download, va bene? Quindi una volta terminato il download facciamo clic sull'installer, apro Amazon Photo Installer DMG, ok, ci siamo quasi, l'ultimo clic e avremo già Amazon Photo installato. Amazon Photo Installer, un'app scaricata da internet, confermi di volerla aprire, apri. A questo punto potrai accedere ad Amazon Photo nello stesso modo con cui accedi ad Amazon per fare i tuoi acquisti online, inserendo il tuo indirizzo mail e la tua password. Una volta entrati dovete dare le necessarie autorizzazioni. Basta fare clic su OK ed ecco che vi comparirà l'interfaccia. Faccio clic su successivo e mi comparirà l'interfaccia dove nel primo backup viene ristretto il campo alle cartelle in cui la maggior parte degli utenti ha le foto. Io posso anche decidere di inserire nel backup i filmati, quindi flaggo l'opportuna voce del menu. Attenzione, per i filmati abbiamo a disposizione solo 5 GB. Qua siamo nell'interfaccia home dove ho la possibilità di sospendere, mettere in pausa le attività, ma anche di sfogliare uno per uno i file che voglio sottoporre a backup. E in basso avrò la barra di scorrimento del download. Facendo clic su backup posso anche individuare subito il caricamento dei miei file. Se torno sul mio desk posso fare clic su questa nuvoletta che mi comparirà e avere in istantanea una visione dello stato di avanzamento del download. Posso di nuovo ritornare all'interfaccia di prima facendo clic sulla casella. Il mio backup è in corso e in questo momento vedo che c'è solo una foto che è stata sottoposta a backup e un video che è stato sottoposto a backup. Andando su backup noto che nel corso del caricamento sono presenti due errori. Se voglio individuare i dettagli di questi errori faccio clic sui tre puntini e faccio clic su visualizza i dettagli. Una volta che le vostre foto saranno contenute nell'hard disk del vostro PC, una volta che le avrete trasferite su Amazon Photo potreste anche trasferirle su un altro hard disk esterno. A questo punto potrai eliminare le foto da Google Photo e recuperare spazio nel tuo account. Il video di oggi è terminato, se vi è piaciuto mettete un like, condividetelo, se volete aiutare il Prof. Fumo a far crescere il suo canale e fruire di contenuti come questo, iscrivetevi, tanto a voi non costa nulla e non dimenticate di cliccare sulla campanellina delle notifiche per non perdervi l'uscita del prossimo video. Ci vediamo alla prossima, ciao!